Abbiamo cominciato molti anni fa con la spinnaker, la vernice trasparente per proteggere il legno. Spinnaker è famosa in tutto il mondo e dall'importazione dall'Inghilterra è seguita quella dalla Svezia, Norvegia, America, Francia, Germania, Belgio. Qui parliamo delle resine epossidiche, in particolare del C-System 1010. CFS. Quanto diciamo per il 1010 vale per la maggior parte dei casi, anche per gli altri sistemi possidici della nostra gamma. Il Deplian, che pubblichiamo da anni, contiene una panoramica di quasi tutti i nostri prodotti, il risultato dei nostri lavori e di esperienze dirette fatte con armatori, cantieri e rimessaggi. È a vostra disposizione nei punti di vendita dove chiedete i nostri articoli o presso di noi. Siamo a disposizione per ogni ulteriore consiglio o informazione, perché quanto vedrete rappresenta solo una piccola parte degli impieghi possibili e dei lavori che abbiamo fatto. Sappiate che ogni quesito che ci porrete sarà estremamente gradito. Grazie e buona visione. C-System 1010 Classico. 1010 CFS. Qui parliamo del CFS, del suo uso e dei suoi additivi. Ecco come due legni possono essere incollati con 1010 CFS e con l'addensante numero 2. L'incollaggio è così forte che delamina l'incollaggio del compensato fatto sotto pressa. Sempre con l'addensante numero 2 è capace di colmare una distanza di oltre 2 cm tra due pezzi di legno e di essere più forte della fibra longitudinale del legno. Con 1010 CFS potete incollare anche vetroresina in legno senza nessun problema. Qui l'additivo usato è Microfiller Powder, facilmente carteggiabile e molto leggero. Pensate che questa costruzione è stata fatta con 1010 CFS, con addensante numero 2 e microfiller powder e alla fine verniciata sempre con C-System 1010 CFS. Nella preparazione, l'uso delle micropompe facilita e rende più sicura la miscelazione. Fare sempre una pompata di A e una di B e così via. Mescolare bene rimuovendo il materiale sul fondo e sui bordi. Il CFS è molto fluido per essere penetrante e assorbito dal legno, per entrare nelle piccole cavità e cavillazioni della vetroresina e per impregnare i tessuti e proteggere per sempre. Si pennella facilmente e si applica come fosse una vernice. Per le parti esterne basterà ricoprire con smalto o con vernice ricca di filtri ultravioletti e sarà inalterabile nel tempo. È sempre importante impregnare le parti prima di incollarle, perché così facendo è come se la resina mettesse le radici nel supporto, che a noi interessa. Tutti i lavori di incollaggio e stuccatura devono essere preceduti da una mano di resina data come impregnazione, questo per saturare e dare il giusto quantitativo di resina a tutte le superfici e a tutte le fibre del supporto. In questo caso aggiungiamo addensante numero 2, si mescola lentamente e se necessario si aggiunge altra polvere per ottenere la consistenza desiderata. Ecco il risultato del CFS con l'addensante numero 2. È pastoso come un gelato, facilmente spatolabile e idoneo per fare i filetti laterali. Il tempo tra l'impregnazione e l'applicazione del CFS addensato va dai 5 minuti a circa 4 ore.
Quando dovessero passare più giorni, è necessario dare una carteggiata ad umido o lavare prima la superficie con acqua dolce e poi carteggiare normalmente. Il lavaggio con acqua dolce si rende necessario perché il CFS, non contenendo solventi, quando essica in presenza di umidità ambientale, forma una superficie untuosa e questa untuosità è rimovibile solo con acqua. È indispensabile rimuoverla sempre per evitare problemi di distacco delle mani successive. Se avessimo messo solo la resina addensata, questa non sarebbe stata così penetrante nelle fibre come la resina pura. Togliamo l'eccesso di resina per eliminare il lavoro nella finitura e carteggiatura successiva. Sole, vento e pioggia danneggiano la nostra barca. Difendiamola e risolviamo tutti i problemi con C-System 1010 CFS e saremo certi della buona scelta fatta. Moltissime imbarcazioni militari sono protette e ristrutturate con C-System 1010 CFS, come questa guardia costiera CP250. Ecco l'applicazione pratica del C-System 1010 CFS addensante numero 2 su un importante motoscafo precedentemente deumidificato con il nostro air dryer. Viene tolto lo stucco residuo tra i commenti e sulle teste delle viti, che non ha nessuna funzione meccanica di tenuta. Per la preparazione del CFS, alternare sempre una pompata di A e una pompata di B, ancora una di A e una di B, e così via. Mescolare bene e rimuovere il materiale sul fondo e sui bordi. Versare nella vaschetta per aumentarne la durata della miscela e per intingere bene il rullo. I nostri kit e le vaschette sono riutilizzabili moltissime volte. Gli spazi invece che con lo stucco vengono colmati, saldati con l'addensante numero 2, creando una continuità strutturale del legno come se fosse un pezzo unico, quindi privo di tutti i problemi precedenti. I buchi delle viti che tenevano le reggette e le profilature metalliche sull'opera viva vengono impregnate con l'aiuto di una siringa, prima con la resina fluida, poi con la resina leggermente addensata con l'addensante numero 2. Gli spigoli danneggiati in questo caso vengono ricostruiti con le microfibre minerali e con l'addensante numero 2. Ecco l'uso del tessuto di vetro biassiale da 300 grammi, apprettato per la resina epossidica. Si prepara il CFS e si impregna la superficie dove sarà applicato il tessuto, in questo caso di legno, ma va altrettanto bene anche per la vetroresina. Dopo questa prima mano, possibilmente dopo qualche ora, si applica un'ulteriore mano di CFS con un piccolo quantitativo di addensante numero 2.
mettiamo in opera il tessuto e se necessitiamo di maggiore resistenza metteremo più strati dello stesso tessuto. Questi possono essere preparati e impregnati con la resina e messi in opera tutti insieme. Applichiamo ancora CFS sopra per saturare tutte le fibre. Mettiamo sopra il peel play. Il peel play ci permette di lisciare la superficie sottostante, di rendere omogeneo lo spessore della resina e di rendere liscia la superficie del tessuto di vetro, riducendo di circa il 90% le imperfezioni estetiche. Questo è il peel play. Ed ecco come viene tolto da un campione precedente. L'applicazione pratica è ancora più semplice. Viene messo il tessuto dopo aver dato un'ulteriore mano di CFS leggermente addensata. Viene impregnata con la resina e si può notare nelle parti bianche la perfetta continuità che forma la resina con l'addensante numero 2. Si applica il peel play. La superficie viene lisciata. Gli eccessi di resina vengono uniformati. Ed ecco come il giorno dopo viene tolto il peel play. La superficie risulterà essere estremamente levigata, senza sbavature, e il costo del peel play, il tempo impiegato per la messa in opera, sarà ampiamente ripagato dal risparmio successivo senza considerare la qualità del lavoro e l'aspetto finale. Osservate come il CFS e l'addensante numero 2 hanno formato una continuità strutturale ben più forte dei chiodi e delle viti peraltro necessari, e che seppure usato come stucco, il CFS con l'addensante numero 2 ha formato, proteggendola, una struttura unica. Questa applicazione è simile alla precedente, ma su motoriotte di grandi dimensioni. Anche qui è stata tolta la difesa di prua e i buchi delle viti vengono sigillati con CFS. Si vanno a colmare le piccole spaccature per dare continuità strutturale al legno. Quando usate l'addensante numero 2 o anche gli altri additivi, non state usando un semplice stucco, ma qualcosa di strutturale e definitivo. L'attaccatura del fasciame viene protetta con il tessuto biassiale e lisciato con il peel play. Il tempo impiegato alla messa in opera del peel play viene ampiamente compensato con il minor lavoro successivo e l'estetica è notevolmente superiore.
Su tutta la controchiglia di questo motoryacht è stato fatto un filetto con CFS e microfiller powder per dare forte stabilità definitiva. Una dose di A e una di B. Con CFS possono essere trattati moltissimi materiali, tra cui il polistirolo. Il CFS non contiene solventi, quindi non aggredisce i materiali o le finiture sottostanti. Osservate come un normale solvente aggredisce il polistirolo. Le coibentazioni dei frigoriferi o di alcune tavole a vela possono essere riparate con CFS. Questo è PVC che serve da anima nelle costruzioni di vetroresina, ma può essere applicato come coibentazione anche sull'imbarcazione di legno con l'aiuto di CFS o per fare le costruzioni a sandwich. Lo stesso solvente non attacca il PVC. Questo PVC è indicatissimo per costruire parti danneggiate in vetroresina perché è facilmente modellabile e perché è a cellula chiusa. Aggiungendo un po' di addensante numero 2 si ottengono vari gradi di densità. Questa è una densità facilmente pennellabile. Ancora un piccolo quantitativo e sarà idoneo per fare certi incollaggi come le palelle, dopo aver fatto precedentemente l'impregnazione. Il prodotto, anche pressato su grande superficie, uscirà dove è troppo abbondante per colmare invece gli spazi vuoti e dare continuità strutturale alla costruzione, sia di legno che di vetroresina. Questo è ancora più denso e servirà per incollare i soffitti e riempire gli spazi dove manca la continuità del legno e della vetroresina, come abbiamo già visto, perché il CFS lavora altrettanto bene sul legno che sulla vetroresina. Osservate come una leggera pressione faccia uscire il quantitativo eccedente, creando una perfetta giunzione, colmando le parti che non toccano e formando continuità strutturale. Ecco l'uso pratico di quanto visto prima. Il CFS con l'addensante numero 2, con la massima densità, va a colmare congiunzioni tra vetroresina e legno del rivestimento di un importante motoryacht. In questa lavorazione la ricerca dell'affidabilità e sicurezza è, come sempre, importantissima.
Il CFS e l'addensante formano una continuità disgiunzione perfetta, eliminando tutti i possibili spazi non collimanti. In questo caso viene rifatta la parte anteriore di un timone che deve resistere anche ad eventuali colpiture su bassi fondali e la parte nuova deve essere perfettamente integrata con tutta la pala senza creare discontinuità. Un riporto di compensato per una nuova e più importante presa a mare troverà tutta la sua integrità e protezione con CFS, unita alla massima resistenza e integrità nel tempo. Naturalmente la prima mano di CFS sarà fluida per fare bere tutte le fibre di testa e così, saturandole, impedire l'assorbimento di acqua. Vediamo come il C-System 1010 CFS e i suoi addensanti siano importanti per la costruzione di una nuova coperta. L'artigiano accetta le nuove tecniche dopo che ne ha provato l'efficacia. Constatata l'affidabilità del lavoro nel tempo, le ha impiegate e messe in opera con la propria maestranza. Continuamente integriamo la tecnologia fornita dalle case con l'esperienza fatta dagli armatori, cantieri e rimessaggi, perché il traguardo prefissato venga ampiamente superato e diventi punto di partenza per un lavoro analogo successivo. La vecchia coperta viene impregnata con i listelli di Tech, prima con la resina fluida. Poi sulla coperta con CFS leggermente addensato per colmare tutti gli spazi non perfettamente collimanti e riempire le teste delle viti. È importante osservare come i nuovi listelli vanno a cadere nel mezzo del vecchio comento di gomma. Il CFS è tanto più affidabile perché incolla anche la parte in gomma. Viene preparato altro CFS alternando sempre le pompate. I listelli vengono pressati lateralmente per mezzo di un piccolo coneo e dal sopra con un piccolo legno inchiodato a cavaliere del comento.
La pressione necessaria affinché il CFS faccia una presa eccezionale è molto bassa. È sufficiente che le parti restino ferme. In sostanza le potremo mettere a cavaliere. Seppur addensato, il CFS è facilmente pennellabile. Il tempo di messa in opera della coperta supera in periodo estivo largamente le 2 ore. Con le temperature invernali è consigliabile l'uso del catalizzatore veloce, che ha il solito costo e diminuisce i tempi di lavorazione. Questa è la gommatura, una delle fasi finali. È importante che la gomma mantenga nel tempo la sua elasticità ed abbia inoltre una buona adesività sul supporto. La gomma Nautilus Deck Seal ha tutti questi requisiti. È importante anche il mantenimento successivo della coperta e della gomma usando prodotti e materiali giusti. Una pompata di A una pompata di B un poco di addensante numero 2 con l'addensante numero 2 la resina aumenta di pochissimo di volume e aumenta il potere di incollaggio. Con microfiller powder la resina aumenta di volume dal 20 al 30%. Perché microfiller powder è una miscela che contiene anche microsfere di vetro vuote, con peso specifico molto basso, quindi risulta estremamente leggero, facilmente carteggiabile e anche molto resistente. È eccezionale per coprire le teste dei chiodi e delle viti, perché le microsfere formano in un millimetro cubo da 500 a 1500 cellule non comunicanti che isolano perfettamente dall'acqua e dall'umidità. Risulta avere inoltre con il CFS un eccezionale potere strutturale. Il microfiller powder viene aggiunto progressivamente fino ad avere un prodotto pastoso per essere applicato anche in verticale. Il suo peso specifico è intorno a 0,6-0,7, quindi risulta essere più leggero del legno e se applicato sull'opera viva dà una maggiore spinta idrostatica. Se vogliamo fare un filetto più grande, l'uso del microfiller powder risulta ancora affidabile e altrettanto economico. In questo caso lo applichiamo dove prima avevamo lavorato con l'addensante numero 2.
È importante togliere tutti i residui per ridurre al minimo la carteggiatura successiva. Ecco l'applicazione del microfiller powder sulla costruzione fatta vedere precedentemente e quella con addensante numero 2. Le microsfere fenoliche sono più facilmente carteggiabili e più leggere di quelle bianche e del microfiller powder. Anche queste hanno la caratteristica di essere facilmente carteggiabili, di non assorbire acqua perché sono a cellula chiusa e indicatissime per modificare i profili delle barche a vela nelle parti immerse. Non assorbono acqua, resistono particolarmente bene alla compressione e possono essere usate per modificare i profili immersi delle barche a vela. Pensate a quanti lavori possono essere fatti sulle imbarcazioni con l'addensante numero 2, con microfiller powder, le microsfere fenoliche, con le microfibre naturali e sempre con l'uso del C-System 1010 CFS. Per raccordare le paratie delle cambuse, per rinforzare le paratie della barca, per incollare i particolari della coperta, per stuccare le parti che sono state scheggiate, per laminare, per fare lavori nuovi, per inventare e risolvere tutto quello che dovete fare. Con questi filetti, come abbiamo visto precedentemente, barche di oltre 20 metri affidano la stabilità della controchiglia. Basta aumentarne il raggio. Confrontate questa flessibilità. Guardate la maggiore resistenza dove il legno è stato rinforzato con il tessuto biassiale da 300 grammi. Il tessuto biassiale da 300 grammi ha una forza pari a un compensato di 3 mm, sia in compressione che in trazione. Questo valore è simile anche applicato sul legno. Thank you.
Queste sono le microfibre naturali. Le microfibre naturali sono filamentose e, applicate in un piccolo quantitativo, servono a rinforzare i collaggi per colmare gli spazi e tenere la resina dove la mettiamo, ma con la caratteristica di cederla alle superfici che la assorbono. Queste sono le microsfere bianche. Le microsfere bianche, idealmente, sono come microscopiche palline da ping pong, vuote e leggerissime, con un peso inferiore a 200 grammi per litro. Se aggiungiamo un poco di addensante numero 2, la resina non sarà più colante. E avremo ottenuto quello che precedentemente abbiamo visto con il microfiller powder. Sia l'aspetto che la spatolabilità è simile al microfiller powder. Osservate come le microsfere tendano a colare mentre con l'addensante numero 2 non colano. Queste sono microfibre minerali, cioè di vetro. La microfibra minerale serve a colmare gli spazi nella lavorazione della vetroresina, a riparare le bolle d'osmosi della vetroresina e quando si devono colmare i crateri. Tutto ciò è ampiamente dettagliato sul nostro manuale. La microfibra minerale aumenta notevolmente le caratteristiche meccaniche. Nel caso di colate, per esempio nella spaccatura della base, si userà il CFS con le microfibre minerali. Questo è un pezzo di vetroresina che può essere direttamente incollato sul legno con il solito sistema dei filetti laterali. Pensate come possono essere raccordate tutte le parti in sentina della barca a vela e della barca a motore, perché l'acqua non vada dove non desideriamo.
Con il 1010 CFS potete richiedere anche dei coloranti che servono per la stratificazione delle mani e vedere la sovrapposizione. Ecco il trattamento antiosmosi su vetroresina. Il gelcoat è stato sabbiato, la superficie lavata, poi è stata applicata la prima mano di 1010 CFS e quindi le microfibre minerali per colmare gli spazi dell'osmosi, poi ancora una mano di CFS e lo stucco applicato con la spatola dentata. Poi con la spatola liscia e le mani successive con l'additivo A20 che serve a renderlo ancora più resistente e più spesso. Due mani di epoxy primer per riavere il colore del gelcoat precedente e poi l'antivegetativo rosso, nero, blu, azzurro, bianco, tutti in versione autolevigante. A20 è una polvere finissima di colore nero e viene aggiunta ad ogni pompata di A e di B. Una cucchiaiata colma per ogni pompata di A e di B. Si ottiene un prodotto tixotropico facilmente pennellabile che crea uno spessore più alto e quindi riduce il numero di mani per lo spessore richiesto. Si raggiungono i 150 micron a mano anche applicate in verticale. Si dilata perfettamente, è di grande effetto estetico ed essica in tempo minore perché il colore nero attira calore e contribuisce ad una perfetta catalizzazione. Tra i colori, quello che noi preferiamo per fare la sentina è il giallo, ma disponiamo anche del bianco. Il giallo rende la sentina più luminosa, più facile la ricerca del materiale che ci cade dentro. Il colore è più visibile. Il quantitativo da applicare al CFS va dal 5 al 10%. Osservate come sarebbe luminosa una sentina gialla. Vediamo qui la resistenza del microfiller powder su un compensato di buona qualità di 15 mm. La forza applicata è calcolata in moltissime decine di chilogrammi e la giunzione tiene perfettamente. La fiamma per l'imbarcazione a legno è uno dei migliori metodi per rimuovere le vecchie pitture. Su questo motoriotte di oltre 20 metri, magistralmente costruito, viene cambiata una parte del fasciame per una avaria. In questo fasciame del fondo erano state interposte le tele. È stato preparato tutto nuovamente. Le tele vengono sostituite dalle mani di resina 1010 CFS che incolla e rende impermeabile e potete essere certi della maggiore robustezza e affidabilità. Il legno con basso tasso di umidità ha maggiore resistenza. Potete essere ben certi della maggiore robustezza ed elasticità.
un altro importante yacht di 20 metri deumidificato. Questa è la parte estetica che si vede sempre, ma ben più importante è l'opera viva. Anche qui viene tolto lo stucco di vecchio tipo, che non ha nessuna funzione meccanica. Viene impregnata la superficie. Vengono colmati gli spazi con l'addensante numero 2. Con il CFS come sottofondo sul legno, la durata degli smalti e delle vernici viene più che raddoppiata perché i problemi idrofobi del legno vengono eliminati. Su queste imbarcazioni di vetroresina i lavori vengono fatti dal suo armatore. Osservate l'umidità sopra la linea di galleggiamento, a metà e sotto la linea di galleggiamento. La barca è stata poi deumidificata e si parte con i lavori di restauro per ridare forza e sicurezza alla carena. Tra i vari metodi per togliere il gelcotte, l'abrasione con il disco di carta montato sul trapano o su mola elettrica sono i più semplici e alla portata di tutti. La sabbiatura richiede un'attrezzatura professionale e deve essere fatta solo da operatori esperti. Questa osmosi compromette la robustezza della costruzione. In questo caso, una piallina elettrica dal legno conosce un nuovo impiego altrettanto efficace. Usata con un minimo di perizia, darà un risultato su vetroresina altrettanto buono. È importante in questo caso fare sì che le lamine escano il meno possibile agendo sulle vite di regolazione. Le lame necessarie per un'imbarcazione di oltre 14 metri sono 2 coppie e saranno affilate non più di 2 volte. Anche in questo caso il lavoro viene eseguito dal proprietario. La barca precedente ha già ricevuto le mani di 1010 CFS e i grossi crateri sono stati stuccati con CFS e microfibre minerali. È evidente che i crateri erano stati prima bagnati dalla resina pura perché la fibra di vetro venisse saturata in profondità. L'applicazione dello stucco con la spatola dentata è sempre consigliabile per ottenere risultati di omogeneità nello spessore e grande effetto estetico finale. È importante che la carteggiatura sia fatta di traverso con carta molto grossa, con grana 40 e, come vedete, non c'è quasi presenza di polvere perché si carteggiano solo le cuspidi dello stucco. Se passa troppo tempo, è necessario che oltre alla spianatura sia fatta una passata con spatola di ferro nel verso della rigatura per facilitare l'aggrappaggio della mano successiva.
Con la spatola dentata il risparmio di tempo è superiore al 50% e oltre il 30% di materiale. Ecco come con la spatola liscia si riempiono gli spazi e si ottiene una superficie perfettamente allineata. Sullo stucco abbiamo già applicato una mano di CFS trasparente ed ora lo applichiamo con l'additivo A20. È sufficiente un cucchiaio colmo ogni ciclo di pompate di CFS. Questa è l'applicazione di Nautilus Epoxy Primer. Se ne applichiamo due mani avremo l'effetto estetico come il gel coat bianco. Nautilus Epoxy Primer è applicabile direttamente su vetroresina, così come leghe leggere, piedi motori e tutti i metalli in genere. Quindi lo potete applicare su bulbi, assi, flap, eliche. La barca in legno deumidificata ha maggiore resistenza. La barca in vetroresina asciutta vuol dire non avere l'osmosi. Per mantenerle o per riportarle in queste condizioni dobbiamo deumidificarle e poi proteggerle con C-System 1010 CFS. Il C-System 1010 CFS è indicatissimo e consigliabile per barche nuove per fare il trattamento preventivo. L'antivegetativo sarà applicato da poppa verso prua e con applicazione verticale. Notate come le uscite del timone sono squadrate e non arrotondate, e così saranno anche quelle del bulbo per un miglior comportamento idrodinamico. Queste uscite sono state modificate con lo stucco Light Filler. La barca è quasi pronta e tra poco saremo di nuovo in acqua, certi del buon lavoro fatto. È importante che il C-System abbia sempre un giusto rapporto tra resina e indurente. Le micropompe, per la versione da 1,5 kg di C-System 1010 CFS, hanno una diversa taratura. Per il giusto rapporto di miscelazione fare due pompate di A più una pompata di B. Ancora due pompate di A e una pompata di B. E così via. Con temperature basse, riscaldare sempre le confezioni prima della miscelazione. È sufficiente un foam o un termoventilatore o metterlo a bagnomaria. È opportuno stemperare sempre le superfici dove sarà applicato. L'essiccazione del C-System 1010 CFS in presenza di forte umidità o di bassa temperatura può lasciare una superficie leggermente untuosa. È indispensabile, prima di ogni applicazione successiva, rimuovere questa untuosità con acqua dolce e uno straccio, carteggiare con carta umido. La carteggiatura è sempre necessaria dopo 36-48 ore. Asciugare bene prima delle successive mani.
I lavori di finitura e protezione con Spinnaker, la vernice famosa in tutto il mondo. C-System, la linea completa di epossidici e additivi. Colla bianca e colla rossa. Gli stucchi epossidici antiosmosi e a basso peso specifico. Nautilus, vernici, primers antivegetativi, sigillanti. Bot Life, per pulire il tech e proteggerlo, per lucidare la vetroresina e sigillare. Il kit del 1010 CFS comprende tutto il necessario per lavorare e riparare ed è completo degli accessori e degli additivi più importanti. La nostra esposizione è il punto d'incontro per parlare di lei, la nostra barca.